Signore e signori, chiudete porte e finestre ed alzate il volume della vostra radio, perché questo è un nuovo episodio del Dunwich Buyers Club, podcast di giochi ed avventure. Benvenuti! Eccoci qua e benvenuti a un nuovo episodio del Dunwich Buyers Club, podcast di giochi e avventure che ogni settimana porta a casa vostra il meglio dei giochi da tavolo e dei giochi di ruolo. Io sono Jack e come sempre sono in compagnia di Banda. Ciao ragazzi! Di Mac. Il Duca Conte è con voi. E di Ale. Ciao ragazzi. Allora, che dire, è stata una settimana di grandi giochi, abbiamo fatto un po' di, come dire, beh, una settimana, è un po' che lavoriamo sul progetto di cui parliamo oggi, ovvero parlare un po' dell'universo Marvel sotto l'ottica di Marvel United, uno dei giochi di maggior successo a tema appunto supereroi, e oggi ne parleremo in maniera un po' informale, in maniera un po' così sbarazzina, e ne parleremo ovviamente tutti insieme perché ogni tanto ci piace rompere la monotonia e fare un po' un episodio in cui parliamo e in cui stiamo tutti insieme dall'inizio alla fine. Purtroppo non è ancora possibile trovarsi fisicamente, quindi chiaramente, come sapete, questo episodio è stato registrato a remoto, diciamo, tramite i potenti mezzi dati dalla tecnologia moderna. Però già che stiamo facendo praticamente un warm up per le prossime settimane, perché tra poco ci liberano e scatenano. Lo spero, perché è un segnale. Esatto. Comunque, l'avrei scopo detto di questa puntata chiaramente è quello di arricchire l'Akmon, che dopo aver fatto qualcosa come 5 milioni di dollari con l'ultimo Kickstarter di Marvel United, ovviamente grazie al nostro endorsement ne farà un altro paio. Cioè, esatto, diciamo che più che altro è una guida all'acquisto su chi volesse affondare i dentoni in un prodotto che ha raggiunto una ricchezza direi non indifferente, perché sostanzialmente ci sono una marea di espansioni, una marea di extra, oltre tantissima al gioco roba base già uscito in italiano in tempi non sospetti, e quindi ovviamente noi oggi vediamo, siccome abbiamo deciso di concentrarci su questa cosa qua, ci siamo divisi i compiti e abbiamo dato un po' uno sguardo a tutto quello che c'era, perché affidare tutto l'universo Marvel United a una persona sola era praticamente impossibile. E detto questo, ci sarà però un'ampia apertura dedicata ai Golden Geek Awards, ma non spoileriamo e andiamo a passare in rassegna i ringraziamenti della giornata. Ringraziamenti che non possono... Oggi ne abbiamo un po', non possiamo non iniziare dal leggendario Sampi Fabio. Ciao Fabio, è stato in ospedale coi calcoli. È tornato a casa. L'hanno dimesso. È tornato a casa perché noi ci occupiamo anche delle vicende dei nostri cultisti storici. E Sampi, grazie mille, ci ha scritto una bellissima mail in cui dettagliava i momenti travagliati, insomma, della sua disavventura, e ovviamente ci ha detto che gli siamo stati molto vicini. Noi ricambiamo la cosa. Sampi, idolo sempre e comunque, stai sempre con noi e continua a seguirci, quindi grazie Sampi. Poi Simone Rossi, l'ultimo della serie, ciao ragazzi, idoli, mi sto ascoltando tutti i vostri episodi in ordine, come se fossi una specie di serie TV, e anche questa cosa mi butta. Questa ci fa mega piacere in realtà, perché vuol dire che, esatto, che riusciamo ad avere lo stesso appeal di una serie TV che, nonostante abbia centinaia di episodi, continua, come dire, a destare interesse. Esatto. Allora, io ringrazio molto Simone, e ovviamente questa categoria di ascoltatori è la mia preferita, e al secondo posto ovviamente quelli che ascoltano su YouTube guardando lo schermo fisso dove non succede niente. E quelli sono un po' i miei idoli inquietanti, invece insomma questi sono veramente grandissimi, a tutti quelli che si sono ascoltati il DBC in ordine. Numeri uno tutti. Passiamo poi a Paola C, nostra nuova cultista. Ciao Paola, una nostra concittadina. Benvenuta nella cerchia interna, Paola. Come si fa a ricevere tutti i fantasiosi benefit che mettiamo in palio per la nostra cerchia interna? Bisogna andare su Patreon. Bisogna andare su patreon.com/dunwichbuyersclub. Lì ci sono tutte le informazioni che di cui avete bisogno per diventare cultisti veri. Non finirete in galeri. E
che servono per avere accesso a una serie di contenuti che facciamo soltanto per i nostri Patreon. E, detto questo, andrei avanti con il mitico Daniele Pallozzi, che ci ha mandato una lunga mail chiedendoci il nostro parere sui giochi della Helvetic, scritto con la H davanti e la Q finale. Allora, Helvetic è una casa editrice svizzera che è un po' la... come si chiama quella casa giapponese? La Oink Games. È un po' la Oink italiana, è un po' la Oink europea. E Helvetic ha un'estrema cura nel design e nella presentazione dei prodotti, e andatevelo a vedere, è veramente una casa molto particolare. E Daniele, noi ci siamo appassionati a un paio di giochetti, tipo mi ricordo quello dove bisogna fuggire, Bandido, che si chiama Cariba, Bandido. Cariba. Cariba, e poi ce n'era un altro mitico, quello con Zen Master, che secondo me è il top. Anche secondo me è un bellissimo gioco, molto piccolo, tascabile e soprattutto fighissimo dal punto di vista della presentazione e del progetto generale di design che il Vetic, ripeto, offre ai consumatori a un livello veramente altissimo. Quindi Daniele, sì, magari è vero, non sono tutti capolavori, però neanche la Oink fa tutti i capolavori. Come in tutte le cose bisogna andare un po' a organizzarsi. Io per esempio della Helvetic ho preso il Knizia della Helvetic, che si chiama Cartel, ed è un gioco abbastanza mediocre. Quindi le cantonate sono dietro l'angolo. Sì, no, davvero, lo dico, cioè è un gioco, ci ho giocato una sera, l'ho messo via, l'ho messo lì in bella mostra, perché comunque è bello da vedere, però never again. Poi per fare un classificone di Helvetic bisognerebbe dedicarci molto più tempo e avere anche soprattutto tutti i giochi in casa, cosa che non abbiamo, però li conosciamo bene perché durante l'ultimo Modena, che ormai è un evento quasi leggendario, nell'aprile 2019 eravamo ospitati dalla Helvetic nel loro spazio, praticamente, cioè, Mani Comics, che distribuisce Helvetic in Italia. Grazie Ale della precisazione dovuta, e ovviamente ragazzi, ospitati uguale, abbiamo preso possesso più o meno dello spazio, però va bene così, l'abbiamo usato come base logistica e fu comunque una 3 giorni veramente indimenticabile, anche perché ovviamente l'ultima, quindi si ricorda con grande piacere e affetto. Poi saluto Valerio Zaglio, questa è una citazione mi pare di Mac, giusto? Sì, esatto. Valerio è un... abbiamo un amico comune con lui, io e Wanda abbiamo un amico in comune con lui, che è nata questa storia molto divertente, questo nostro amico Samu, che per lavoro si è recato nell'attività presso l'azienda di Valerio, e così parlando del più e del meno ha scoperto che è un appassionato di giochi da tavolo e appassionato del DBC, e quindi tornando a casa mi ha chiamato appunto per raccontarmi questo simpatico aneddoto, e visto che Valerio è un affisionadissimo del DBC, ci sembrava carino fargli almeno un saluto in trasmissione, quindi grande Valerio, continua così. Ciao Valerio. Esatto. Amici di amici del DBC, questa è la grande categoria che stiamo appunto facendo crescere giorno dopo giorno. A 6 gradi ovviamente... di separazione arriviamo anche a Rodney Smith, Jack. Esatto, praticamente sì. Assolutamente, e tra l'altro, ovviamente avevo scordato di menzionare il fatto che cosa succede quando diventate patron, che con un piccolo obolo mensile vi appunto... accaparrate i privilegi dei nostri contenuti, ma soprattutto lo ricordiamo, le iniziali incise nei molari nuovi del Luca Conte, sì, che sta facendo questo grande progetto cioè per esempio Elon Musk sta cercando di portarci su Marte, e esatto, tra questi grandi imprenditori degli anni 20 c'è anche il Duca Conte, che appunto sta facendo questa impresa di riuscire a farsi i denti d'oro con le iniziali dei Patreon incise. Sarà la Cappella Sistina dell'odontoiatria, caro Jack. E come capite, cioè, neanche Michelangelo non lavorava gratis, figuriamoci i dentisti, sì, giustamente. Esatto. Il bisogno di fondi è sempre corposo per questo grande progetto, un grande progetto che ci porterà avanti in questo secolo travagliato. E,
E a proposito di secoli travagliati, no, a proposito no, perché non c'entra niente, comunque è il momento dello zufolo in cui diciamo la nostra, l'offerta della settimana, che secondo me è un'offerta molto speciale, molto divertente, molto interessante. Quindi 3, 2, 1... Zufolo! Zufolo! Il Dunwich Bears Club è sponsorizzato da magicmerchant.it, un sito favoloso dove potrete trovare tutti i giochi da tavolo e i giochi di ruolo e le carte di Magic che cercate. Magicmerchant.it anche questa settimana ha deciso di offrire un codice di sconto che, attenzione attenzione, bada ben, non sarà il solito DBC15, ma sarà bensì DBC20, amiche e amici. DBC20, e per diciamo in questa collaborazione, in questa sinergica collaborazione fra noi e Magic Merchant, abbiamo deciso di inserire alcuni giochi che abbiamo scelto noi, ma no spoiler, dovete andarveli a vedere, anche perché spoiler, alcuni giochi potrebbero cambiare da qui al momento dell'uscita vera e propria della categoria. Quindi DBC20 sulla categoria DBC Special, andate su giochi da nella sezione giochi da tavolo, premete la freccina, vi si apre il solito menu a tendina, lì c'è una sezione che si chiama DBC Special e dentro quella trovate i giochi in offerta con il DBC20, che dovete mettere all'atto dell'acquisto. Una volta fatto il carrellino, mettete il codice e lì vi sconta il 20%. Ricordiamo la lussuriosa spedizione gratuita dai 25 euro in su, quindi andate e abbeveratevi alla fonte. Ma quindi è talmente special che neanche noi conosciamo i nomi dei giochi. Eh no, esatto. Ma nella normalità noi non conosciamo mai. Esatto. Sì, Ale, ogni tanto, sì, ogni tanto Jack sa qualcosa, ma non è neanche detto che sappia tutto. Sì, ci sono tra l'altro delle categorie un po' bizzarre. Tra l'altro Jack non è conosciuto per la sua memoria, per i nomi e per le cose. Esatto. Esatto. Allora, sul nome della categoria DBC Special ve lo posso assicurare, è giusta. Sui giochi neanche mi ci metto. Diciamo che noi ne abbiamo scelti un po'. E poi ovviamente se trovate cose assurde e indegne, sono chiaramente il dottor Merchant che sta cercando di svuotare il magazzino. Comunque vabbè, non li abbiamo scelti noi. Quindi tutti i giochi belli che trovate dentro li abbiamo scelti noi. Gli altri non garantiamo. Però non ce ne sono tantissimi, perché ovviamente DBC20 è belli o giochi? No, no, in assoluto giochi, Ale, okay. Perché ovviamente DBC20 è un grosso impegno, insomma, del munifico che, ricordiamo, deve mantenere un nutrito staff di inservienti alle Barbados, e quindi ovviamente non è che c'è questi inservienti, se si mettiamo a fare sconti troppo grandi, tocca andare in hotel, come hai capito, Mac? Cioè, no, sono perfettamente d'accordo con lui. Hai capito? Cioè, non è che, quindi ci sono degli standard che, insomma, come diceva l'architetto in Matrix 2, ci sono dei livelli di sopravvivenza che siamo disposti ad accettare, ma questo no. Ecco, quindi per carità, poi ognuno fa le sue valutazioni. Comunque i giochi ci sono, abbeveratevi alla fonte DBC20 su questa nuova categoria fatta apposta per il podcast che state ascoltando, il Dunwich Bears Club. Boom boom boom. E adesso ragazzi, un momento, una coda lunga dello zufolo, perché come al solito attacchiamo dei contenuti che non c'entrano c'entrano relativamente con Magic Merchant, però è la settimana dei Golden Geek Awards e ovviamente non potevamo esimerci dal commentare un po' questi premi che sono, come dire, gli Oscar del gioco da tavolo conferiti dalla più grande community al mondo di giochi da tavolo, che è Board Game Geek. Dovreste conoscerla, se non la conoscete andate a vedere, basta andare su Google e digitare BGG. E le categorie sono tante, ci fermiamo su quelle principali, su quelle più interessanti, su quelle più ficcanti. Abbiamo però, devo dire con grande orgoglio, abbiamo trattato quasi tutti questi prodotti. Praticamente credo tutto, Jack. Sì, tranne alcuni runner-up. Ecco, la cosa bella che mi piace molto di questi premi è che, oltre a essere divisi secondo me molto bene, presentano il vincitore e i due runner-up, cioè diciamo il podio, e quindi ci danno anche veramente un po' un contorno interessantissimo. Partirei dal two-player game, cioè i giochi per due giocatori. Qui ha vinto un gioco che qui al DBC abbiamo coccolato come se fosse un figlio nostro, ed è Undaunted North Africa, la seconda versione del gioco di guerra, Undaunted,
uno contro uno. Banda, io ti lascerei presentare questo premio in modo... visto che sei il patrone di, questa, allora, di, questa, di questo posso gioco. Posso dire quali, quali erano i runner-up? Perché è molto importante per descrivere la cosa. Banda. Beh, anche perché fa un po' ridere, in quanto il vincitore appunto è stato Andonte del Nord Africa. I runner-up erano Unmatched, Cobble and Fog, che ci come sta. Semplicità... che come semplicità è nella stessa linea di Undaunted North Africa. Bravissimo. Solo che è un'arena invece di un wargame per, sempre per due. Il terzo mi fa mega ridere perché è sempre per due giocatori, però è Imperial Struggle, che è dei creatori di Twilight Struggle, ed è un Twilight Struggle più difficile ambientato, se non erro, nel Settecento. Bro, allora, mi sono informato su Imperial Struggle perché non è... allora, ovviamente... sono d'accordissimo con Banda, e per i non iniziati è come dire che a Striscia la Notizia presentano Ezio Greggio, Enzo Iacchetti, e in mezzo c'è Marilyn Manson, e Marilyn Manson è Imperial Struggle. Questo è l'effetto che fa. E... sì, diciamo che vivendo gli autori, vivendo della fama di Twilight Struggle, hanno chiaramente chiuso il P500 di questo titolo e venduto una marea di copie, perché comunque sai... è basato l'erede di Twilight Struggle, esatto, ma in realtà sono due giochi molto diversi, e questo sembra avere molti più livelli di quelli necessari per potersi godere un'esperienza relativamente semplice al tavolo. Quindi è un classico gioco che richiede tanto studio, tanto sbattimento, per cui non capisco cosa faccia in concorrenza agli altri due, però insomma probabilmente è effettivamente uno dei migliori giochi da due usciti quest'anno, ecco. By the way, Imperial Struggle ha vinto anche Wargame dell'anno, una categoria che noi lambiamo in modo molto molto, cioè non è proprio il nostro core business, però da segnalare. Torno brevemente su Nord Africa, perché è la versione pimpata di Normandy, in quanto adesso ci la figata di Nord Africa, tra l'altro, è che non è più alleati tedeschi, bensì è inglesi contro gli italiani nella campagna d'Africa. Quindi abbiamo gli italiani che guidano una marea di veicoli e devono difendere le postazioni, mentre abbiamo gli inglesi che gli devono dare l'assalto per distruggere, guastare, eccetera. Quindi è completamente asimmetrico rispetto alla prima edizione del gioco, che invece è completamente uguale nei due fronti: da una parte i veicoli e l'aeronautica, dall'altra gli specialisti. Un fronte deve difendere, un fronte deve distruggere, e ovviamente è anche bilanciato per gestire questa grande asimmetria, e secondo me è un prodotto veramente eccezionale. Cioè, certo, hanno fatto anche qui un lavoro incredibile. Ricordiamo che il papà di Undaunted è lo stesso di War Chest, ecco, giusto per farvi capire. Posso chiedere, di solito è Ale che fa queste cose mitiche, di dire l'episodio in cui abbiamo parlato di Nord Africa. Oddio, Ale, non lo so. Aspetta, prima di muoverti a cercare, Ale, ti interpello, perché Artwork Presentation, che ovviamente è una categoria che a me piace molto, è stata vinta da On Mars. Ale, tu ce l'hai On Mars, sì, e ci hai giocato, l'hai anche messo nella tua top 10 di fine anno 2020. Allora, ha vinto su Calico, che è un gioco di piazzamento tessere super, super fatto bene, con un sacco di figatine a livello stilistico, e Lost Ruins of Arnak, che è un gioco misto deck building e piazzamento lavoratori, coloratissimo e molto ben riuscito dal punto di vista dell'impatto esterno. Ma On Mars, secondo te, perché ha vinto? Posso chiederti, visto che hai ovviamente il gioco e ne hai goduto a pieno. In realtà non lo so, però per la complessità che ha è molto pulito come gioco a livello puramente estetico. E, però non... diciamo che sfidandosi fra gatti da una parte che dormono sulle coperte e dall'altra invece Ruins of Arnak, che ha una grafica carina ma non particolarmente... diciamo così efficace, sicuramente dei tre è quello che è esteticamente più bello, però effettivamente Ale on Mars è tanto bello a vedere, è tanto bello, sia come colori che come Madonna, anche struttura della mappa, il pianeta, lo spazio, riesce comunque a calarti bene nell'atmosfera di gioco. Poi vabbè, insomma, certe scelte delle tile sono magari discutibili, però di base effettivamente è figo da vedere, insomma. Sì, come tutti i prodotti della Ego Griffon Games, comunque.
Assolutamente, assolutamente, tutti i prodotti di Lacerda sono dei giochi che fanno venire l'acquolina in bocca solo a vederli. Nel frattempo l'episodio è il 171, c'era la sfida Normandy verso Nord Africa. Super, super, andatevi a sentire l'episodio, Banda ci dà veramente un excursus importante su Undaunted. Card game, Dune Imperium, anche qui Banda, io non so, cioè non lo so, tu l'avresti classificato come card game che sei... l'appassionato qui dentro, io non tanto. Guarda, allora vanno bene tutti i German con le carte. Sì, infatti, cioè, è questo il punto. Noi, cosa vuoi, card game è veramente una categoria vasta. Effettivamente, anche io sono rimasto un po' sconvolto quando l'ho letto, perché quando uno dice card game uno pensa chiaramente a Keyforge, a Magic the Gathering, agli LCG, a quelle robe lì, non pensa a un gioco da tavolo con la plancia che funziona anche con le carte, perché Dune Imperium fondamentalmente, come Arnak, è un deck building light misto a un piazzamento lavoratori, e mi fa un po' ridere trovare l'uno senza trovare l'altro. Per esempio, è molto più card game Fort è sì, tutto carte, vabbè, fai tutto con le carte, ogni cosa, mentre infatti Dune Imperium onestamente è forse più piazzamento lavoratori, anche se ne è solo 2-3, però vabbè, insomma, alle volte anch'io rimango un po' vabbè, insomma, forse è per via del peso specifico delle carte in trigo, però vabbè ma non so come metterla. Di fatto comunque questo non è un gioco di carte, come ecco. Se uno dice gioco di carte non si aspetta questo qua, questo no, titolo infatti, qua. Sono, sì sono d'accordo, onestamente adesso non mi sovviene quali altri giochi, secondo me ragazzi, se ci sono la plancia e i lavoratori non è un gioco di carte, diciamocelo dritti in faccia. Comunque vabbè, questo è quanto, e il gioco comunque è stato sicuramente apprezzatissimo, e forse anche un modo per dargli un premio, visto che rimasto schiacciato da altri titoli che adesso vediamo. E il gioco cooperativo che ha vinto, e non è la prima volta che lo vediamo stasera, è Gloomhaven Jaws of the Lion. Aspettiamo un attimo a commentare questa cosa qua, perché arriverà in altri vestito, in altri modi, questo Gloomhaven. Sì, dico solo una cosa, categorie. Tra i runner-up c'è Forgotten Waters, che vi dico ragazzi, mi dispiace per Forgotten Waters che abbia dovuto concorrere con queste due bestie. Beh, nomina l'altra, che sono, perché Gloomhaven l'abbiamo detto. Season 0, esatto. E Gloomhaven Jaws of the Lion, perché non c'era gara, però vi giuro che Forgotten Waters, se non fosse uscito l'anno di queste due bestie, avrebbe dato la paglia a tanti altri giochi, perché è veramente figo, cioè come gioco narrativo cooperativo è veramente molto bello, devo dire la verità. Ho giocato tutti gli scenari con Claude mesi fa, e sì, l'estate scorsa, mi ricordo benissimo, sì. Hai fatto anche un intervento appena finita a fine estate, quindi stiamo parlando più o meno del comparandolo con Dead of Winter di Ale e con Mouse Guard, se non erro. Mi pare sicuramente Dead of Winter, sì, poi non mi ricordo, perché stiamo parlando comunque di 7-8 mesi fa. Miles & Mystics non mi ricordo, no, secondo me Miles & Mystics era più o meno, Mystics abbiamo fatto la sfida con Fiabe di Stoffa. Fiabe di Stoffa nel 163 abbiamo fatto Forgotten Waters contro Dead of Winter. Sì, Dead of Winter 163, siamo al 191, fate i conti di quanto avanti eravamo. Allora io adesso entrerei chiaramente nel vivo dei premi, perché ci sono tre i premi che caratterizzano maggiormente i Golden Geek, e la cosa che mi piace molto è che hanno diviso in light, medium e heavy, quindi tre categorie che spesso neanche si guardano tra loro, e che però tante volte vengono più o meno messi tutti insieme. In questo caso no, è stato molto precisamente diviso in tre. Allora, nei light game ha vinto Micro Macro, Crime City, di cui ho parlato io attorno al 170, poi vabbè Ale adesso va a caccia e me lo dice subito. Però vabbè, allora, come ci sono una marea di giochi light, secondo me ha vinto il fatto che Micro Macro è un gioco un po' diverso dal solito, infatti ha vinto anche il premio come gioco innovativo. È il 176, Micro Macro, 176,
Vi parlavo di micro macro, di questa cosa, di questa mappa gigante su alla Where is Waldo, dove dovete trovare i personaggi e risalire a e risolvere dei misteri semplicemente andando a trovare quello che vi viene richiesto all'interno di questa gigantesca mappa di 1 metro per 80, strapiena di personaggi, strapiena di case, macchine, c'è questa città enorme e voi dovete andare a trovare, a risolvere i misteri che vi vengono proposti. Un giochetto veramente light, per esempio Santa Monica, che è stato un runner up, secondo me è un gioco molto più strutturato, molto più gioco. Ale, micro macro, sta preparando l'intervento o comunque si sta studiando Santa Monica, sbaglio Ale? Credo di sì, sto giocando in sto periodo, sì. Invece il terzo, sì, che è Project L, io non capisco, sì, come Mac non l'abbia già preso. Perché è tutto polimini e piazzamento polimini. Secondo me Project L per Mac sarebbe il gioco, uno dei giochi più fighi che ha provato. Tra l'altro Project L è stato portato a un Roundup Kickstarter 2 anni e mezzo fa. Madonna, Ale, quindi, ma quindi è derivato da un Kickstarter il... questo qui, dico, la versione che è andata poi in concorso. Sai che non lo so, perché l'hanno fatto tutto in legno, materiali di extra lusso. Se poi l'hanno prodotto in versione retail più economica, però all'epoca... No, la versione retail, Ale, te lo posso assicurare, è abbastanza normale. Cioè, okay. è molto particolare anche questo. Fammi vedere se... Però sì, non c'è niente che mi abbia fatto gridare al miracolo dal punto di vista produttivo. Detto questo, ragazzi, light Game of the Year, micro macro. Insomma, a me è piaciuto, mi sono divertito, sicuramente è un gioco che fatti 10 scenari, lo metti via, lo rivendi tranquillamente, è un gioco di questa natura qui. Però ecco, ha fatto il botto, perché insomma vincere questo premio non è da poco. Andiamo al Medium Game of the Year, che invece è stato Lost Ruins of Arnak, di cui parlato nell'episodio 100. Sono contento perché ho portato tutti e due, ho portato prima la settimana prima Lost Ruins of Arnak e la settimana dopo Dune Imperium, e mi ricordo che dal confronto vi ho detto: ragazzi, guardate che secondo me tra i due è come miglior gioco vince secondo me Arnak. E sono contento che l'abbiano premiato, secondo me tra i due infatti, merita di più Arnak, ma non di tanto, però complesso merita un po' di più. Dune Imperium è runner up assieme a Calico, che abbiamo già definito prima. Calico, siamo citati in un forum svedese, comunque vabbè, ok, va. Fa molto piacere, Ale. Poi mi spieghi, probabilmente qualche avvocato dopo che abbiamo infamato qualcuno, non mi ricordo. Allora, invece andiamo nella categoria dei giochi heavy, cioè giochi di peso. E qui la cosa più interessante è che, come sapete, Banda fa parte della giuria del Goblin Magnifico, che sostanzialmente è questo premio in versione italiana. E ha vinto Gloomhaven, Jaws of the Lion, su On Mars e su I Visconti dei Regni Occidentali, Viscounts of the West Kingdom. Allora, Banda, io sono sicuro che questo premio non è passato inosservato nella giuria, che ha dibattuto come dei pazzi per capire se Gloomhaven, Jaws of the Lion è passibile di vittoria, ma per due motivi. Uno, non è il classico gioco che viene premiato al Goblin Magnifico, e due, perché tecnicamente è un gioco, è uno spin-off di un gioco già visto. Sì, sì. Beh, diciamo che le discussioni in seno al premio ovviamente sono molto tecniche, riguardano proprio i parametri con cui tu puoi premiare o meno un gioco. Gloomhaven, Jaws of the Lion, per quanto rimanga un gioco strepitoso, chiaramente c'è il fatto che di per sé deriva dalla meccanica di un gioco che è uscito 3-4 anni fa, e quindi questo pesa molto sul giudizio finale. Infatti, quando si discute spesso di questa roba qui. Ovviamente il giorno in cui questo premio è stato assegnato a Gloomhaven, Jaws of the Lion, si è sparsa la voce anche nella chat del Magnifico e si è discusso parecchio se lo merita, se no, se sì, se qua, se là. Per quale motivo? Perché è molto difficile, quando si cerca di fare un premio per giocatori esperti, riuscire un attimo a isolarsi da
tutte le classifiche come questa che vengono fatte da grandi community di persone in cui una barca di gente vota liberamente, quindi non sono dei giudici specializzati che votano, ma è il pubblico, ok? Quindi tu mentalmente vedi una marea di gente che vota per un titolo e tu devi rimanere fedele a te stesso e ai tuoi parametri e non farti influenzare da questa cosa. Ecco, quella è una cosa abbastanza difficile su cui si discute spesso, perché sai, Gloomhaven tira come un tira. Beh, però, Gloomhaven tira, ma ha ragione, perché insomma per carità, ricordiamo che Gloomhaven si è portato a casa anche il gioco tematico dell'anno. Tra l'altro su On Mars e Dune Imperium. On Mars ha fatto incetta di quasi premi, però è un gioco che va preso veramente con le pinze. Ale, mi puoi dire quando abbiamo parlato di On Mars, ti prego? Cioè... E tra l'altro su Gloomhaven, Gioco dell'Anno, abbiamo dedicato un episodio intero a inizio anno, mi pare di ricordare. Sì, sì. Comunque ragazzi, sembra praticamente di tornare indietro nel podcast del DPC, lo dico con un po' di orgoglio, anche lo dico senza falsa modestia, tranne devo dire, non l'ho mai portato On Mars da solo, l'ho portato come quando ho parlato della classifica di Lacerda. Ah ok, è vero, sì. Ale, secondo te è uno dei migliori Lacerda? Sì, non è il migliore, ma comunque è sicuramente uno di quelli più coeso come gioco. Non ha un insieme di tanti minigame, sì, e quindi è quello che risulta un po' più unico rispetto invece a, che so, Vignos o altre tipologie di giochi. Sì, e nonostante questo suo essere un po' straightforward, ha comunque smeltato la mente di Banda che ci ha giocato ed è finito praticamente il cottolingo. Io ricordo lo sguardo quando stavo andando via da casa mia e ancora ho i rimorsi, ti giuro, per averlo fatto giocare. Non hai sentito quando è salito, non hai sentito quello che mi ha detto quando è salito in macchina, perché Dino è una persona molto serena e pacifica. Ma quando gli fai giocare un gioco che non gli piace, lui si tiene tutto dentro e poi esplode come il tipo della serie Heroes, sì, che faceva le bombe con le mani, ecco. No, devo dire, allora, quindi ragazzi, On Mars ve lo stiamo citando parecchio, ma attenzione, perché nonostante abbia fatto maneggiare con cura estrema, direi. E vabbè, andiamo a chiudere questo simpatico siparietto riguardante i Golden Geek con il miglior gioco tematico Gloomhaven, il miglior solo game Under Falling Skies, gara, anche qui ne abbiamo eccezionale. Quali erano i runner-up di questa? Onestamente... Gloomhaven e Arnak. Ecco, però sempre Arnak, okay. Vabbè, comunque non so onestamente che cosa dovevamo fare nei prossimi anni per fare un solitario migliore di Under Falling Skies. Cioè, sì, è di solitari fighi, anche print and play, perché ricordo che Under Falling Skies è nato come print and play. Sì. Ce ne sono tanti, ma così fighi e cosa non ha con tirato poche fuori? Regole, con poche regole e quattro planche in croce. Sì, ma secondo me anche proprio il set che la CGE ha buttato fuori per questo gioco, a parte che questa scatola costa come un gioco enorme e è zeppa di materiale, è una vera e propria campagna, cioè è un puzzle la campagna, ma è fighissimo, veramente tanto di cappello. Bene, bene. Noi cavalcherò il mio cavallo Iron Helm verso il 2021, 2022 adesso, insomma. Beh, Print and Play è un gioco di cui avevo parlato un po' di tempo fa, non ho fatto l'intervento, ma era il Seven Wonders Duel Solo, che ricordiamo è un gioco ufficiale, nel senso che sono gli autori di Seven Wonders Duel hanno rilasciato il regolamento per giocare in solitaria. È necessario però stamparsi delle carte apposite, sono abbastanza poche, mi pare che ce la si cavi con un paio di PDF, e Seven Wonders diventa Seven Wonders Duel diventa un solitario e ha vinto il premio Print and Play. Ale, io non so se tu conosci Rolling Realms e Ticket to Ride Stay Home, che sono i due runner-up, io non li conoscevo, soprattutto Ticket to Ride Stay Home.
Mi incuriosisce molto. Beh, se vuoi lo conosco io, Jack. È praticamente una c'è un foglio A4 con scritto sopra Ticket to Ride, Stay Home, e il foglio completamente bianco, perché giustamente non prendi il treno, stai a casa e fai qualcos'altro. Io che avevo anche creduto, ecco, e vai, che PNP cioè. Anch'io stavo pendendo dalle tue labbra, Mac. Jack, puoi pigiare un bottone e eiettarmi fuori dalla finestra, ti prego. No, Pedro, prendi bene. Dopo questa ondata di gelo, ha giocati parecchi in realtà negli ultimi mesi, e non ce n'è neanche uno citato nella Golden Geek Award, quindi Ma perché arriveranno probabilmente il prossimo anno, no Ale? Cioè, tu, nel senso, saranno quelli che arrivano l'anno prossimo. Va bene, ragazzi, finisco col citare la migliore app, che è stata Root, quindi se per tutti voi amici che giocate soprattutto sui pad, perché secondo me è il suo, potete tranquillamente giocare a Root e fare una marea di partite a un gioco che ormai ha segnato la storia. I runner up sono stati Wingspan e Cartographers. Anche qui Cartographers di merda. Cartographers, posso dire, ragazzi, che l'app di Cartographers è veramente stupenda, è fatta in una maniera, io che sono un grande fan del gioco analogico, e devo dire che ho avuto modo di darci un'occhiata ed è veramente molto ben fatta, sia da un punto di vista estetico che da un punto di vista di funzionalità. E ho anche lì Root, in realtà non sono ancora riuscito a lavorarci bene sopra, ma mi piacerebbe dare un parere dopo su com'è la resa, soprattutto da un punto di vista di ergonomia, ecco, perché, su iPad sempre Mac? Sì, cioè, beh, non credo che no, scusami, Root su Steam, non, Mac, non invece su quante partite iPad. Hai fatto a Wingspan adesso che c'è l'espansione Oceania su app? Meno 940. No, ragazzi, no. Cioè, allora l'app di Wingspan è bellissimo, tutto quello che volete, però sta ancora a 17 euro, anche no, tipo, cioè, Madonna santa, mi compro il gioco, cioè, me lo metto lì sul tavolo, cioè, a 17 euro mi sono comprato su, anzi a meno perché erano 16, mi sono comprato su Stadia la Ultimate di Assassin's Creed Odyssey, che è sicuramente 140.000 volte più divertente di Wingspan. Jack, so, non citi in chiusura la categoria Best Podcast che abbiamo no fatto. Banda, cioè no, io se volete non abbiamo vinto noi, beh, hanno vinto ovviamente qualche americano, ho detto Very Wrong About Games. Beh, non lo conoscevo, runner up, vero Jack? No, non eravamo neanche runner up, perché mi sa che è una categoria un po' chiusa, ci spacceremo per italiani del Bronx che fanno, come dire, gesticolano, che fanno gesticolano, esatto, un sacco, e usano un accento strano per commentare i giochi, Ale. E che vedo It's a game. It's a me, Ale. No, comunque solo 167 episodi. E poi parlano di un gioco solo alla volta. Cosa non neanche male come scelta, però insomma, comunque ragazzi, il DBC vi accompagna da 4 anni e rotti, e quindi noi siamo contenti lo stesso. Allora ragazzi, dai, chiudiamo questo zufolone gigantesco e andiamo a parlare di Marvel United. 3 2 1 Zufolo. Ok, allora ragazzi, Marvel United è un gioco, come sapete, a tema supereroi. I supereroi sono quelli ormai resi famosi dalla super saga cinematografica e ora televisiva, cioè in streaming, di Marvel. E, che dire, allora, un annetto fa, forse meno, 8 mesi fa, è uscito il gioco base. Sì, è stato consegnato poi, in WayWave, il gioco originale, esatto, un anno fa, sì. Un mese e mezzo fa è stato consegnato ai Bakers invece tutto il materiale extra uscito a tema Marvel United. Marvel United parte da, ripeto, un gioco base e poi si compone di tante scatole. E noi le abbiamo fatte praticamente tutte, divise in tre, tra Bandale e Mac. E oggi vi facciamo un piccolo report, cazzeggiamo un po', ci divertiamo un po' con gli eroi Marvel. Banda, presenta un po' il gioco base, quello che bisogna fare in Marvel United per chi ancora non lo sapesse, e dopo andiamo ad affrontare le varie scatole tematiche e soprattutto molto riconoscibili per chi ha visto i film oppure si è avvicinato un po' a questo mondo negli ultimi anni. Prego Banda. Allora ragazzi, Marvel United è un gioco molto semplice, è un puzzle game family per 1 o 4 giocatori, se non erro, sì.
Che funziona in questo modo: ogni giocatore ha un mazzo tematico che rappresenta uno degli eroi Marvel e in ogni partita c'è un puzzle da risolvere. Questo puzzle viene posto dal cattivo che si va ad affrontare. Ci sono 6 location al centro del tavolo disposte in modo circolare e inizia a giocare il boss, che ovviamente si muoverà attraverso queste location e inizierà a mettere in crisi praticamente le varie... a far aumentare praticamente il numero dei suoi tug cattivi, mettere a tramare vita, nell'ombra, a tramare nell'ombra e far come si può dire a uccidere i vari tizi che noi dobbiamo salvare, quindi gli ostaggi eccetera eccetera. Poi viene il nostro turno. Durante il nostro turno noi semplicemente giochiamo una carta molto semplice del nostro eroe. Questa carta contiene dei simboli che ci consentono esclusivamente di muovere, colpire in corpo a corpo oppure di compiere missioni o salvare degli ostaggi. Qual è la figata di Marvel United? Che tipicamente quando il gioco comincia il cattivo agisce con una delle sue carte dopo 3 carte dei buoni. Il bello è che le carte dei buoni scombano tra loro. Per quale motivo? Perché quando un giocatore gioca una carta, egli oltre ad eseguire i simboli della sua carta, esegue anche nell'ordine che preferisce i simboli della carta antecedente alla sua. Quindi capite bene che questo, che è il trick che sostiene tutto il gioco di Marvel United, in realtà è tanto semplice quanto figo, perché voi dovete sempre giocare con testa ogni turno, perché i puzzle che sono stati creati da Lang e Chiarvesio, che ormai con tutti i set di Marvel United sono una barca, in realtà anche a livello easy sono molto molto difficili. Certo, io per esempio ho giocato prettamente il... o meglio, più di tutti ho giocato il set base e il set di Infinity Gauntlet, e vi posso dire che già il set base, che è fatto un po' per introdurre i giocatori a questo mondo, comunque presenta almeno uno dei 3 boss, nel caso, nel nostro caso Taskmaster, che è veramente molto difficile da gestire, soprattutto a livello, è un rognoso di prima categoria, sì, anche perché la cosa bella è che ogni cattivo presenta delle meccaniche differenti, sì, quindi tattiche differenti. infatti questo gioco si nutre di espansioni, cioè prima che voi vi incazziate perché l'Akmon butta fuori tutti questi set, sappiate che questo gioco senza i set aggiuntivi dopo un po' vi viene a noia, perché si esaurisce, per esempio, sì. Il set base è, per me è molto bello, è molto solido, però sono 3 i boss. Una volta che vi siete fatti 5 volte tutti i boss, insomma, avete provato a giocare con diversi eroi. No, bisogno di una sfida nuova, insomma. Sì, più o meno ho fatto 5 volte tutti i boss e devo dire, sono a posto. Cioè, tu vuoi cambiare eroi, vuoi cambiare i cattivi, quindi è necessario avere delle espansioni in questo gioco qui. Ecco, dopo, la cosa che vi colpisce visivamente è che la costruzione delle carte in gioco assume l'identità di un enorme cerchio attorno alle location centrali con il boss al centro, e anche visivamente questo gioco è estremamente appagante. L'ergonomia è molto chiara a livello di icone, a livello di simboli e tutto, e devo dire la verità, da questo punto di vista hanno fatto proprio un gran lavoro di attenzione al consumatore, perché lo puoi giocare tanto con gamer, tanto con... Beh, certo. Secondo me con la famiglia, ecco. Oltretutto, se non lo sapeste, ve lo diciamo noi, ci sono fisicamente le miniature, che più di miniature sono delle specie di mini statuette, che non degli sono eroi super Marvel, deformed, super deformed. Con i loro testoni oversize, esatto. E diciamo versioni un po' cartoon, caricaturali degli eroi Marvel che conoscete, ma sono fatte estremamente bene. Ovviamente Kmon da questo punto di vista è maestra, e si vede all'interno della scatola, e se volete farle dipingere potete anche esporle tranquillamente in casa. Se siete appassionati è decisamente un acquisto da avere, anche, ripeto, solo per avere quelle miniature lì. Ale, vuoi iniziare tu? Vuoi iniziare da Wakanda? Allora, sì, io ho avuto modo di provare 2 scatole. L'espansione è quella Rise of the Black Panther, quindi ispirata appunto al mondo di Wakanda, e invece Tales of Asgard, ispirata a Thor. Ecco, Jack, vuoi fare tu qualche domanda, più che altro perché non so sì, bene come... Sì, allora, semplicemente strutturiamo così, Ale, facciamo una roba molto semplice per il pubblico, che ovviamente se si sente raccontare 8.000 eroi, 8.000 meccaniche, si butta dal terzo piano. Semplicemente facciamo così, allora, partendo da Wakanda direi, poi passiamo a Mac e poi andiamo avanti di nuovo con te. Allora, Wakanda, ok? Sì.
Miglior eroe, peggior eroe. Allora, dentro Wakanda ci sono tre eroi: Black Panther, Shuri e Winter Soldier. Sono i tre eroi che contraddistinguono questa espansione. Li ho provati in uno e due giocatori, e in assoluto quello che mi è piaciuto di più utilizzare è proprio Winter Soldier, lasciando perdere che c'era serie TV adesso e quindi potevo fare, diciamo, la marchetta alla serie TV. In realtà è perché è fondamentalmente molto efficace, perché riesce ad accumulare token e sfruttarli al momento del bisogno, quindi se li gestisce un po' come vuole, gestisce un po', sì. E invece il peggior eroe, secondo me, di questi tre è sicuramente Black Panther. Black Panther è non ha realmente abilità sue, abilità uniche, ha delle carte che gli danno un sacco di icone, ma le dà solo a se stesso e non agli altri che vengono dopo di lui, dato che Marvel United ha questa struttura di gioco per cui via via che calate le carte interagite con quelle precedenti calate prima delle vostre, quindi andate ad aumentare l'effetto della vostra selezione. Ecco, Black Panther praticamente ha queste azioni molto forti da tre icone, ma in realtà gli altri pagano una sola, quindi è un eroe solitario senza particolari twist. Ma quindi in solo è divertente da usare? È comunque abbastanza anonimo, perché non avendo diciamo qualcosa, sì, di unico che lo contraddistingue, lascia un po' il tempo che trova. Tipo, ad esempio, Shuri, che è la terza eroina, ha un sistema di carte molto più figo rispetto a Black Panther, quindi in generale è quello un po' più debole. Diciamo che qua segue un po' il filotto di Marvel Champions, devo dire la verità. Scusa Mac, tu che sei l'esperto di background in questo caso, come mai Winter Soldier, che è amico di Capitan America, è stato ficcato dentro Wakanda? Perché si basa, essendo che Marvel United si basa per grossa parte di queste scelte sull'universo cinematografico Marvel, in Black Panther appunto c'è tutta la storia successiva al secondo Capitan America, appunto The Winter Soldier, dove si vede il destino di Bucky sostanzialmente, che è quello che poi viene ripreso anche nella serie TV Falcon and the Winter Soldier, e quindi per comodità, probabilmente anche per attinenza con quello che la gente ha visto al cinema, giustamente la Culminio Nota ha pensato di riunirlo nella scatola del Wakanda, anche perché Capitan America è uno dei personaggi del set base, quindi certo, non si poteva, diciamo, era difficile riuscire a farli quadrare, ecco, sì. Allora Ale, adesso invece una cosa un po' più meccanicamente interessante, che è il miglior cattivo, o se vuoi la miglior meccanica introdotta da un cattivo, e invece quello che ti ha un po' meno convinto. Allora, cattivo ce n'è uno solo, è Killmonger, quindi diciamo che vince lui, nel senso che non avendo contendenti vince sicuramente. In realtà, spoiler su Tales of Asgard, il cattivo Loki di Tales of Asgard non l'ho potuto giocare perché bisogna essere minimo in tre, e quindi sarà il miglior cattivo di Tales of Asgard, sarà Killmonger. Quindi, no, Killmonger a prescindere da tutto, anche se era l'unico, effettivamente è bello da usare. È bello da sfidare, perché praticamente rispetto ad altri super cattivi di Marvel United, lui diciamo lavora molto nel creare crisi nei vari luoghi che contraddistinguono la mappa, quindi lui il suo scopo è quello di andare proprio a scatenare crisi nei vari punti dove ci sono appunto ostaggi o tag nemici. E questo qua si unisce splendidamente alla meccanica Endangered, che è quella che proprio rende unica l'espansione di Wakanda. Endangered Location essenzialmente lega ogni eroe di ogni giocatore a un luogo della mappa presente sulla plancia, e quell'eroe è responsabile del mantenimento della pace all'interno di quel luogo, e se le cose vanno male comincia a subire danni. Allora, essenzialmente cosa succede? Tu certo devi curare un po' tutto, però per evitare di rimetterci le penne devi sempre stare attento al tuo luogo, tra virgolette, dove sei collegato. Perché? Perché è come se tu avessi fatto un voto di proteggere quella particolare zona, e quindi devi essenzialmente tornare lì ogni volta che le cose si mettono male, per evitare appunto di perdere in modo ignominioso. Quindi quella roba qua effettivamente funziona molto bene, e funziona molto bene soprattutto se si gioca in tanti. Giocando da solo, io ho giocato da solo con due eroi,
Già così si vede come funziona. Abbiamo giocato in due con quattro eroi ed è stata una figata. Cioè, è stato okay. veramente, veramente figo. Ottimo. E Mac, è il tuo turno. Adesso invece parliamo di Spider-Man. E sì. Perché tu hai due scatole che sostanzialmente sono una scatola e mezza. Adesso ci spieghi perché. Sì, e, sì. Anzi, spiegaci perché e poi andiamo con i due pairing, worst and best. Vai. Sì, allora, io mi sono preso un po' tutto il pacchetto Spider-Man appunto di Marvel United, perché è uno degli eroi con cui sono cresciuto e soprattutto perché c'era tra le due espansioni appunto dedicate c'era Return of the Sinister Six. Allora, una è questa, l'altra espansione è Enter the Spider-Verse, che ovviamente si rifà all'ottimo film di animazione uscito un paio d'anni fa dedicato all'Uomo Ragno, che ha introdotto il personaggio di Miles Morales. E cosa succede? Allora, le due espansioni sono estremamente diverse, innanzitutto perché in Enter the Spider-Verse abbiamo, se volete, una scatola più classica con un cattivo, che in questo caso è Green Goblin, il grande arcinemico dell'Uomo Ragno, e poi tutti i personaggi che si sono visti appunto in Spider-Verse, ovvero sia l'Uomo Ragno originale, Peter Parker, la versione dell'Uomo Ragno bianca, Gwen Spider, quindi il Gwen Stacy in versione Spider-Man, poi abbiamo Miles Morales appunto, e in ultimo Spider-Ham, che è la versione quella del maialino di cioè Spider-Man versione maiale. E questa si configura come una espansione più tradizionale, nel senso che appunto abbiamo i personaggi che possono concorrere a combattere Green Goblin, che ha una meccanica piuttosto interessante, che lavora molto sul creare pericolo attraverso i thug, quindi i cattivi, diciamo i criminali, e le persone in pericolo. Ha tutto un sistema non immediatissimo, devo essere sincero, ma molto fine, molto interessante, dove lui praticamente, mettendo in pericolo le persone, diciamo i civili, e fortificando i suoi sgherri, tiene in scacco sostanzialmente gli eroi. E dall'altra parte invece abbiamo Return of the Sinister Six, che è un'espansione molto diversa, per certi versi potrebbe essere vicina a quella che poi descriverà Banda, ovvero sia il guanto dell'infinito, quella di Thanos. E perché? Perché contiene solo cattivi. Ci sono sei cattivi, che sono appunto i Sinistri Sei, un gruppo di malvagi, di villain proprio, che sono stati riuniti dal Dottor Octopus per sconfiggere una volta per tutte Spider-Man. Fa parte di un arco narrativo che nei fumetti è arrivato verso fine degli anni 80, primi 90, ed è stato famoso perché sostanzialmente è stata la prima volta in cui alcuni cattivi dell'universo Marvel si riunivano, come avevano fatto fino a quel momento tutti gli eroi, ok? Ovviamente quando gli Avengers andavano a scontrarsi con un cattivo solo, questo soccombeva. E anche Doc Ock ha pensato bene di dire: ma perché non lo facciamo anche noi? Scusa, ma chi è Dr. Octopus? Scusa, il Dr. Octopus, dimmi, è che un ti prego, non è grandi. Giapponese e non. No. Okay. È quello che ha i tentacoli di metallo. C'è stato anche nel secondo film. Sì. Della prima gestione Spider-Man, e è un altro dei grandissimi ingegnerizzati. Esatto, ecco. È uno degli altri grandissimi personaggi, dei cattivi storici dell'Uomo Ragno. E qui in questa scatola è in compagnia appunto con questi altri tizi molto questi galantuomini che sono eleganti. Esatto, che sono Electro, Mysterio, che si è visto anche nell'ultimo film del Marvel Cinematic Universe, poi c'è Sandman, l'Avvoltoio, e Kraven il cacciatore, il personaggio tra l'altro fighissimo. E Sandman non c'entra niente con quello di Neil Gaiman. No, facciamo assolutamente, facciamo niente, subito. Esatto. È l'uomo sabbia proprio. E qual è la particolarità di questa espansione? Che oltre a contenere le schede per giocare i cattivi singolarmente, c'è una modalità che è la vera ciccia della scatola, dove tu li giochi tutti insieme, ok? Tu hai una plancia apposita
che prevede l'utilizzo dei 6 villain tutti assieme. C'è un sistema diverso per cui non ci sono le carte threat, e anche l'utilizzo appunto dei civili e degli scagnozzi è leggermente differente, però tu ti trovi queste 6 belve scatenate che governate dalle carte masterplan agiscono a turni casuali, sostanzialmente 2 alla volta, e scatenano il finimondo sulla plancia. Allora, questa espansione è di una difficoltà allucinante. Sì, l'ho provata anch'io, di orrenda. Io ho fatto 10 partite, ne ho portata a casa una. E c'è stata standing ovation con tanto di foto a banda appena sì, avevo concluso il... Perché veramente, ragazzi, io ho giocato in modalità shield, quindi con 3 eroi comandati da me, e ho fatto anche delle prove in two-handed. In two-handed è un po' più facile, probabilmente perché ci sono una serie di meccanismi che diventano molto più punitivi se si è in numero dispari. Però, diciamo, questi cattivoni che si muovono sulla mappa in senso orario, che ogni volta che si muovono attivano il loro potere e scatenano una serie di effetti collaterali, tanto per dire, l'uomo sabbia che ogni volta che fa il BAM, quindi si attiva, aumenta di 1 la sua vita, e tu ti ritrovi tipo a fine partita con questo che partiva da una vita di 3 e adesso ha tipo 8 o 9, una cosa ingestibile proprio per il numero di carte, sì, che hai in mano da giocare, che no? A disposizione, sì, e per il tempo che hai a disposizione, ed è veramente una modalità iper appassionante questa qua. È, quindi Mac, possiamo dire che il best cattivo è tutti i cattivi in questo caso. Sì, allora, se devo darti diciamo, se devo dare come preferenza assoluta questa, cioè la scatola dei Sinister Six mi è piaciuta tantissimo. Se devo indicare il cattivo singolo, invece, ne stavo parlando con Banda giusto prima di incominciare la trasmissione, sono molto combattuto fra Green Goblin e un altro avversario dell'Uomo Ragno che è Carnage, che ho provato proprio in questi ultimi giorni. Carnage è una macchina di morte. Ho avuto il record negativo, ho perso praticamente la prima partita in cui l'ho usato al terzo turno di gioco, perché una serie di pesche sfigate lo ha fatto attivare, e lui ha tutta una meccanica di spread praticamente. Lui fa spawnare sostanzialmente dei suoi minion, delle sue copie microscopiche che impestano la mappa e fanno un puttiferio allucinante, e per una serie di pesche sfigate praticamente la cosa è andata a valanga, e fine. Alla fine del terzo turno avevo chiuso. Lui è molto figo e molto sfidante, probabilmente ci avrei dovuto giocare di più per rendermi veramente conto se era valido. Viceversa Goblin, che l'ho provato un po' di più, è veramente un bel cattivo, anche non, perché non hai detto che era un po' deludente, Mac. Non era deludente? No, ero indeciso fra Green Goblin e coso. Per il migliore. Carnage. Per il migliore, sì, okay, per il migliore, scusa, singolo. Certo. Quindi ecco, forse darei la palma appunto a Green Goblin, anche perché la cosa bella che io apprezzo molto di Marvel United è che ogni cattivo ha delle modalità differenti con cui puoi sconfiggerlo, anche a seconda degli eroi che utilizzi. Quindi un cattivo molto articolato come il Green Goblin, secondo me brilla particolarmente con questo sistema. Delusione? La delusione credo che sia, ma come singolo forse Electro, è quello che mi ha, di queste scatole mi ha appassionato un po' meno, e forse anche quello che è un po' più straightforward, no? Quindi meno interessante da un punto di vista proprio meccanico, sì, però invece, forse è più una roba di gusto. Scusa, mi pare di capire quindi che in realtà tu hai 2 scatole ma hai solo 3 eroi in tutto tra cui scegliere il migliore. Sì, no, beh, 4, allora, scusa, se devo 4. Allora, se devo sceglierlo fra le scatole che hai tu, sì, fra le scatole che ho io, probabilmente scelgo Miles Morales, che è il nuovo Uomo Ragno, che ha tutta una serie di trick. Allora, l'Uomo Ragno di per sé è piuttosto figo come personaggio, ma è play, diciamo, cioè, Miles Morales invece ha piccole variazioni sul tema che lo rendono un po' più frizzante, un po' più giocoso, ecco. Però se devo dare la mia preferenza assoluta di quelli che ho provato fino adesso, Venom in versione eroe, quindi buono,
è un personaggio atomico perché fa tutto lui, pesta, si muove, ti fa pescare carte anche quando sei stato ferito, sì. Si potenzia e tira castagne micidiali. Io mi sono, grazie a lui che ho portato a casa i Sinister Six, perché sennò non l'avrei mai scampata. E quello che mi ha dato proprio più feeling, anche conoscendo il personaggio dei fumetti, molto aderente veramente a quello che è. Quindi meglio del film, insomma, meglio del film. Sì, decisamente, nonostante l'ottimo Tom Hardy, purtroppo sicuramente meglio, esatto, sicuramente meglio il gioco. Scusa, invece Mac, quello che ti ha un po' lasciato un po' più freddino tra i vari personaggi? Ma direi che Spider-Ham, per quanto sia simpatico, è un po' una mezza fesseria, cioè l'ho provato una volta e non l'ho più preso in mano perché onestamente non l'ho, non l'ho trovato particolarmente entusiasmato, cioè ci farei dei buoni salati probabilmente. È nient'altro di Marvel più. United praticamente. Ale, ascolta, hai voglia di avventurarti invece nel grande mondo della mitologia norrena per parlarci di Thor cosa? Sì, allora ovviamente parlare del cattivo lo farò, ma non perché l'ho giocato, ma perché in realtà l'ho studiato sperando di giocarlo. Tales of Asgard presenta il cattivo, probabilmente è quello per me più figo in assoluto, che è Loki, introduce Loki e introduce soprattutto la meccanica del traditore, cioè la possibilità che uno dei giocatori che inizialmente sta interpretando il suo eroe in realtà sia Loki sotto mentite spoglie, e che arrivati a una certa condizione, due missioni completate, cosa succede? Si rivela come Loki e comincia a agire da villain, quindi è una battaglia proprio anche di nervi al tavolo per cercare di capire chi è il bastardo che si cela appunto dietro una falsa identità. Questa particolarità l'ha reso tanto intrigante quanto mi ha fatto dispiacere il non poterlo effettivamente giocare fisicamente, perché minimo 3 e secondo me sei meglio in 4 comunque da essere giocato. Ecco, ovviamente l'espansione introduce anche 4 eroi diciamo iconici, anche se avrei da fare una piccola notazione. C'è Thor, siamo qua per sapere il tuo migliore e il peggiore, quindi okay, vai tranquillo. C'è Thor ovviamente, c'è Valkyria, uh-huh, e poi ci sono Korg e Beta Ray Bill. Allora, per quanto Korg lo capisca, Beta Ray Bill effettivamente è... Scusa, chi è Beta Ray Bill? Occhio, perché è il preferito di Mac. Okay. Esatto, allora, Beta Ray Bill, lo lascio descrivere a Max, è il suo preferito, è questo umanoide, dinosauro umanoide. Ma è quello che gioca, è quello che gioca alla PlayStation con Thor ciccione? Nell'ultimo... Ma no, non c'è. No, quello è Korg che gioca alla PlayStation con Thor ciccione nel film. No, dai, quello che... è... No, non credo. È una specie di golem, se non mi ricordo. Quello Korg è un golem, e tra l'altro diventa uno dei fratelli di sangue, compagno di Hulk su Planet Hulk, sì, nel fumetto. Però Beta Ray Bill effettivamente, ragazzi, non lo so, è un dinosauro umanoide che ha un martello tipo quello di Thor. Ale, scusa, adesso sentirai un po' di click di cose, però devo andarlo a googolare un attimo, scusa, ti prego. Okay, Alf, com'è, a te non si ricorda Alf l'alieno? Aspetta, come Alf, si chiama? Oddio, sì, Brett? Diciamo un po' imbruttito, Brett? Però ci sta effettivamente. No, non Brett, Ale, perché... Brett, mi vengono fuori i negozi tedeschi di giochi da tavolo. Beta Ray R-A-Y Bill. Sì, Bill. Adesso, me che ce l'ha venduto comunque come un fenomeno omologato, ti dico. No, vabbè, ma è un personaggio, secondo me è un personaggio fighissimo, anche perché... No, Mac, scusa, diciamo... ma sembra quando su Wish ordini Thor e ti arriva Beta Ray Bill, cioè cos'è? Ma no, ma lui è stato Thor per un certo periodo nell'universo Marvel, infatti la roba divertente è quella che sostanzialmente lui si trova ad essere Thor, diciamo, per semplificare molto, per caso, e però ne veste i panni e riesce a sopperire alla mancanza del vero Thor per un lungo periodo in realtà. E non credo quello, più che altro per la capacità di poter utilizzare Mjolnir. Fatto sta che poi praticamente quando poi Thor ritorna, lui ottiene da Odino Stormbreaker, che è martello sostitutivo.
Il martello sostitutivo, esatto, di, che in realtà poi nell'universo Marvel, esatto, su, nell'universo cinematografico è diventata una specie di ascia, sì, stramba, però poi, come si dice, sul, nei fumetti è sostanzialmente un vero martello, ecco, tipo, veramente tipo Mjolnir, e di fatto lui ha tutti i poteri di Thor, appunto, e comunque di, sostanzialmente lui è un alieno che è stato costruito, è stato creato e, da una razza che sta soggiogata praticamente dal demone Surtur, che forse ti ricorderà qualcosa, caro Jack. Surtr, detto Sutri, esatto, detto Sutri, quello che abbiamo giocato in Yggdrasil, sì sì, esatto, che qui ovviamente non è lo stesso, però è ispirato a quella figura lì, e comunque sostanzialmente io mi ricordo, me lo ricordo con piacere perché fa parte, il suo ciclo di storie, il ciclo per cui è diventato famoso, è stato disegnato al tempo da Walter Simonson, che è stato uno dei fumettisti della vecchia guardia che io ho preferito quando ero ragazzino, e aveva un tratto molto moderno, e poi questo personaggio molto bizzarro a me piaceva parecchio, e ecco, quindi per quello che mi è rimasto nel cuore, non perché abbia una storia chissà che micidiale o cosa, ecco, era un crumiro, era un crumiro di Thor che sembra un dinosauro, quindi essenzialmente, ecco, se vogliamo ridurlo così. Vuoi già allora dire il migliore e il peggiore? Sì, allora, sono tutti e quattro eroi tra l'altro belli da usare, soprattutto due. L'eroe che in assoluto è più bello da utilizzare da solo è Korg. Korg ha questa capacità di creare danni anche nei luoghi adiacenti, che lo rende un personaggio, non dico insostituibile per certi versi, ma utilizzato contro Killmonger, quindi non contro Loki, effettivamente questa sua abilità è diventata super utile, perché poteva piazzarsi evitando il luogo appunto abitato da Killmonger in quel momento. È tra l'altro un personaggio con parecchia forza, quindi molto capace di liberare velocemente dai tag i vari luoghi, e quindi comunque funziona molto bene in abbinata con altri, perché poi ha delle lacune a livello di salvataggio, quindi l'icona stellina. E invece l'altro eroe che è più figo da utilizzare da solo è Valkyria. Valkyria ha una capacità di movimento esagerata, perché ha questa abilità che le permette di muoversi in qualsiasi altro luogo utilizzando una delle sue carte peculiari, che la rendono un po' unica all'interno proprio delle due espansioni, e quindi estremamente utile da sfruttare in modo strategico se si è da soli. In realtà però questo non c'è un vero eroe peggiore degli altri, anche Thor è molto forte, anche Beta Ray Bill è molto forte, anche se più che altro ha movimento rispetto ad altre icone, però in generale, certo, sono quattro eroi che si equivalgono abbastanza. Io personalmente quello che mi sono divertito di più utilizzare è Korg, perché questa abilità appunto di interagire con luoghi dove, che non sono quelli dove si trova lui in quel momento, è utilissima, proprio utilissima. Bene, e confermo che Korg è quello che gioca alla PlayStation con Thor ciccione in Endgame. Ok, Ale, e invece per quanto riguarda i cattivi, migliore e peggiore? Lì in realtà l'unico cattivo è Loki all'interno della scatola, okay, che non ho giocato, e quindi in realtà rimane Killmonger di Wakanda. Non posso farci niente, ragazzi. Ok, purtroppo, vabbè, questo è, però almeno sapete che se prendete la scatola di ovviamente... di Tales of Asgard, almeno tre, almeno giocare tre persone, cinque, ragazzi, meglio quattro. Tra l'altro non so se l'abbiamo detto, ma in generale tutte le scatole possono essere giocate in un certo senso stand alone rispetto al gioco base, con i loro luoghi eccetera eccetera, però mancano, certo, tutti i token, e di conseguenza li dovete sostituire con qualcos'altro, quindi gioco base è meglio averlo, e poi ci aggiungete magari uno o due scatole che vi stuzzicano di più. Sì, sì, anche perché obiettivamente devo dire il gioco base adesso lo trovate anche scontato eccetera, e costa relativamente poco, come diceva Banda, oltretutto c'è già è un buon introduttivo, perché vi permette di prendere confidenza con il gioco base, che comunque non è così banale come potrebbe sembrare, no, e dopo quando volete cominciare con le sfide serie potete prendervi appunto le espansioni. Sì, poi ricordo che il set base, ragazzi, ha anche delle componenti che servono per tutti gli altri set, che esatto, quindi ha i token, esatto, i token extra, poi ha le carte missione, ha tutta una serie di piccole cose che servono per essere utilizzate in qualunque missione farete, quindi il set base è in assoluto il punto da cui partire, a prescindere dalla vostra bravura al tavolo.
Certo, e come ogni neo arrivato nel mondo dei fumetti grazie ai film, ovviamente il cattivo dei cattivi è niente proprio di meno che Thanos, che è rappresentato in una scatola che racconta la... è una vera e propria campagna che arriva con lo scontro finale appunto contro Thanos e che vede i protagonisti invece ovviamente eroi molto famosi, molto iconici, soprattutto grazie al fatto appunto grazie ai film, ok? E Banda, ovviamente il guanto del, ti cedo il guanto dell'infinito per presentare l'ultima espansione, l'ultima non perché sia perché la presentiamo per ultima, ma ovviamente è quella più, più sostanziosa e ovviamente quella più hypata visto il tema, o no Banda? Sì. Eccomi qua. Allora, ovviamente mi sono tenuto il set The Infinity Gauntlet con Thanos per compensare il fatto che ero partito praticamente dal set base. E quindi sono passato proprio dal tutorial al boss dei boss, essendo che loro si sono giocati con Thanos tutto quello che potevano giocarsi. In quanto questa espansione, a differenza di tutte le altre, presenta una piccola campagna fatta di 4 scenari. Nei primi 3 scenari si affrontano 3 boss di Thanos, non chiedetemi perché non 4, perché i boss di Thanos sarebbero 4, il povero Corvus Glaive è stato rintanato nella scatola degli add-on, ma io chiaramente lo gioco ogni volta che faccio questa campagna. Perché bisogna fare le robe fatte bene, Banda, chiaramente, no? E per finire c'è Thanos, però qual è la base di questo gioco? Innanzitutto è che normalmente per i 3/4 boss mini boss prima di Thanos ci sono 6 location che poi verranno cambiate, perché durante lo scontro con Thanos se ne useranno 6 esclusive bordo oro, quindi location completamente diverse. La difficoltà di questa campagna è tale per cui i bonus di queste location sono veramente molto forti, secondo me in media sono più forti di tutte le location a cui siete abituati normalmente, ed è fatto apposta perché voi, per non morire male, impariate anche a sfruttare perfettamente il posizionamento degli eroi alla fine di ogni turno per ottenere carte, curarvi, spostarvi, teletrasportarvi, muovere il cattivo, eccetera. Se non imparate a utilizzare le location, da qui non uscirete mai vivi. I cattivi che andate ad affrontare sono niente proprio di meno che gli sgherri che avete imparato a conoscere Infinity Wars, Marvel's, di Infinity fatto. Wars in Endgame, sostanzialmente, sono questi tizi che avevano Otto in filologia romanza all'università, e sono Ebony Maw, Proxima Midnight, Black Dwarf e Corvus Glaive. Chiaramente ognuno di loro, come tutti i cattivi di Marvel United, gioca in un modo completamente diverso. Diciamo che rappresentano a loro modo un po' tutte le varie tipologie di minaccia che si possono avere all'interno di questo gioco, proprio intendo l'intero Marvel United. Ci sono personaggi, ci sono cattivi come Black Dwarf che puntano tutto sulla violenza fisica, ci sono cattivi come Proxima Midnight che invece puntano tutto sul fear e quindi sul causare una crisi che diventa irreversibile e vi fanno perdere la partita, ci sono cattivi come Ebony Maw che invece vi fanno giocare le carte a caso, e poi ci sono cattivi come Corvus Glaive che puntano proprio a fare una barca di danni ovunque, a affullare la track e a affullare praticamente la mappa di Tug. Quindi ci sono proprio 4 modi completamente diversi di affrontare i cattivi prima del grande boss finale. Però al di là di questo, la vera cosa che ti tiene lì per tutta la campagna e il motivo per cui voi iniziate a giocare il primo scenario e non andrete a letto finché non avrete fatto tutti e 4/5 gli scenari di campagna, qual è? È che all'interno di questa tipologia di gioco ci sono le gemme dell'infinito. Le gemme dell'infinito sono delle carte che rappresentano appunto le famose gemme che poi si vanno a innestare sul guanto di Thanos. Ricordiamo la gemma del potere, della mente, dello spazio, del tempo, dell'anima e della realtà, che ormai conosciamo tutti benissimo per motivi di Marvel Cinematic Universe. E cosa accade? Ogni volta che voi settappate un boss, voi prendete 3 di queste pietre a caso dal mazzo delle pietre dell'infinito e andate a creare il deck del mini boss infilandocele dentro. Dopo tot carte ne mettete una, dopo tot carte ne mettete un'altra e alla fine ne mettete un'altra ancora. Quindi qual è il punto? Il punto è che più
tardi voi uccidete il boss, più pietre dell'infinito, più gemme dell'infinito il boss trova e le regala a Thanos per lo scontro finale. Questo significa che se siete lenti, quando arriverete a Thanos, Thanos sarà praticamente inaffrontabile. Ma quando uso il termine inaffrontabile, non intendo dire inaffrontabile, molto difficile, ma i gamer esperti lo fanno. Thanos diventa infattibile, proprio avete praticamente perso in automatico, perché le gemme dell'infinito poi vi dico che cosa fanno e capirete immediatamente che non si può affrontare una minaccia di questo genere. Quindi dovrete affrontare 4 boss nel tempo più breve possibile, far guadagnare a Thanos il minor numero di gemme possibili e affrontarlo alla fine in uno scontro all'ultimo sangue in location completamente nuove, che quindi non vi danno neanche modo di appellarvi al fatto che avete giocato su 6 location fino adesso, perché sono proprio 6 spot completamente diversi da prima. E affrontate un cattivo Thanos che a livello meccanico in realtà è anche abbastanza standard, perché lui in realtà fa veramente una barca di danni quando si muove, però non è tricchettoso, il trick lui lo lascia fare, i trick li lascia fare alle gemme dell'infinito. Il problema è che il suo deck nel tempo ha accumulato una barca di gemme dell'infinito, e ogni volta che viene fuori una gemma dell'infinito, questa gemma dell'infinito occupa uno spazio nella storyline, quindi nell'enorme circolo di carte di cui si compone Marvel United, e cambia permanentemente in buona parte le regole del gioco. In peggio per i giocatori. In peggio, ma alcune volte in modo terribile, in altre volte in modo devastante. Cioè, per farvi un'idea, sì, si parte, secondo me, dalla più semplice, che è la gemma del potere, che quando esce fa un danno flat a tutti gli eroi in gioco, che, voglio dire, voi direte, beh dai, è anche gestibile, sì, però dipende il timing con cui esce, perché se siete late game e state per vincere e vi rimangono 1-0 carte in mano, con questa qui andate tutti al creatore, e questa è la più semplice di tutte. Poi c'è per esempio quella del tempo consente praticamente a Thanos di velocizzarsi, e quindi sostanzialmente lui, invece di giocare una carta boss, ne gioca 2 invece di una, quindi non vi dico... Banda, scusa, posso chiederti una... Sì. Ma quindi eleggi a best cattivo le pietre dell'infinito, di fatto? Cioè, sì, perché perché allora, io ho giocato con te e con Mac questa campagna, e sono concordo con te, è il vero motivo per cui tu vuoi giocare questa campagna, vedere le pietre infinito all'opera. Cioè, in realtà non all'opera. Vuoi vederle all'opera, vuoi giocarci contro, ma averle ecco, a distanza. Allora, però, infatti, bisogna fare un distinguo. Per quanto riguarda i mini boss, sono una cosa, Thanos e le gemme dell'infinito sono un'altra. È chiaro che nello scontro di Thanos la cosa che tutti vogliono vedere e quella che ti rimane impressa sono sicuramente le gemme, molto più di Thanos. Thanos è il portatore del guanto, ma non è che faccia chissà che cosa di pazzesco, sono le gemme che ti danno il pepe. Mentre per quanto riguarda i mini boss, ognuno può avere i propri gusti. Per esempio, io amo molto Proxima. Vai, dimmi la tua. No, però, secondo me, la tua. Allora, il cattivo che mi ha più deluso è Corvus Glaive, perché in primis non è incluso nella confezione di Infinity Gauntlet, ma te lo devi prendere dalle esclusive Kickstarter. E questo mi è stato un po' sul cazzo, perché sarebbe stato figo avere tutti e 4 i cattivi più Thanos. Vabbè. Inoltre la sua meccanica non è nemmeno così ben riuscita, in quanto è un po' né carne né pesce e non brilla come quella degli altri 3. Secondo me i due migliori add di Thanos sono in assoluto Proxima Midnight, il mio preferito, perché fa leva su un meccanismo che ai giocatori di Marvel United normalmente sfugge, che è quello del causare crisi eliminando gli ostaggi dalla mappa. In pratica, che cosa succede? Che Proxima Midnight sparge la paura ovunque va, quindi lei va in una location, elimina tutti gli ostaggi dalla location in cui si trova perché li fa fuggire, e il problema è che ogni ostaggio che fugge alza la sua barra della threat, della minaccia, di 1, e quindi in realtà tu non fai molta fatica ad avere la percezione che tutto sta andando in merda quando giochi contro di lei, salvo che poi arriva un turno in cui perdi. È molto subdola, perché tu non ti rendi conto che stai morendo, perché non è una tipa che fa 8000 danni, che fa le cose stratosferiche per esempio di altri, che fanno cose molto più sensibili al vedersi. Lei però a un certo punto arriva nella location giusta col giusto timing, fa fuggire tutti gli ostaggi e tu hai perso, perché ti hai alzato il threat level di 4. Certo. E niente, tu sei rimasto lì
tipo a guardare sta scena e dici, ah ok, ora ho capito la potenza di questo PC. Il potere più subdolo però è sicuramente quello di Ebony Maw, che ti metti i Crisis Token, e tu Jack l'hai sperimentato una barca di volte, e finché tu hai un Crisis Token tu devi giocare le carte a caso. Quello è una roba sì. che ti distrugge come Misterio, distrugge, uguale ti distrugge anche, veramente anche Misterio ecco. Nella sì, comunque sì, ragazzi, per farvi capire terribile. Per farvi capire, e questo potere, questi poteri di far giocare ai giocatori le carte a caso normalmente sono contenuti nel tempo, cioè tu lo fai per un brevissimo periodo, uno massimo due turni. Ecco, se esce la pietra dell'infinito, la pietra della gemma della mente, permanentemente per tutto il resto della partita tutti gli eroi giocano le loro carte. Sì, in pratica il gioco perde di senso, okay, e ecco, non diventa... diventa una follia. Ecco, parliamo tutta, invece dei buoni, perché fino adesso ci siamo concentrati solo sui cattivi. Qui, chi ecco, sono i buoni? Cioè, vogliamo sapere. Il punto è questo, sapere, allora, io lo so, Infinity Gauntlet non ci sono i buoni. Ve lo dico, perché in Infinity Gauntlet ci sono solo Thanos, il guanto con le gemme, le sue carte, le location, bla bla bla, e i suoi sgherri. Quindi non ci sono buoni. E quindi alla faccia della scatola standalone puoi giocare con Mac, Banda Ale e Jack. Così. La cosa bella è che se hai Thanos puoi giocarlo con la scatola base, che sono i veri Avengers, insomma, quelli che sono però posso dire, onestamente, siccome io avevo consumato il set base, ho voluto provarlo con personaggi solo delle esclusive Kickstarter o comunque che venivano da set che non avevo mai provato. Quindi il mio primo try è stato con il Doctor Strange, Yondu e Nebula. E devo dire la verità, quello che mi ha deluso di più è stato il Doctor Strange. Perché il Doctor Strange è in realtà molto forte, però ha un sacco di carte che non hanno... hanno poteri molto forti singoli, ma che non offrono simboli agli altri avversari, quindi agli altri compagni. Come Black quindi Panther, chi viene dopo il Dottor Strange? Il Dottor Strange ha grandi capacità di teletrasporto, capacità di vedere le carte dell'avversario, capacità di cambiarli di posizione, fa delle cose pazze. Il problema è che i suoi poteri sono talmente forti che per bilanciarli i creatori del gioco non gli hanno messo dei simboli, quindi questa cosa qui io ho sofferto parecchio. Il mio personaggio preferito di quelli che ho usato per affrontare Thanos, e vi dico, era un party veramente fatto, era un party OP fatto per poter affrontare una campagna della massima difficoltà, è sicuramente Yondu. Yondu è a livello di DPS una roba allucinante, però è quello che ti consente di a un certo punto di fare un po' piazza pulita, perché lui è la famosa freccia, ha un nome quella freccia lì, Mac, tu che... sì, c'è un nome, ma che sostanzialmente lui fischia e in pratica comanda questa freccia di trapanare tutti quelli che ha intorno, e a livello meccanico lui la scaglia contro la location in senso orario che viene dopo di lui, e questa freccia continua a girare in tondo alla plancia di gioco eliminando Tug all'infinito finché non trova una location vuota. Questa è una roba che in certi momenti della partita ti salva manetta, oltre al fatto che è l'unico che può fare tipo un triplo danno, e l'hai usato tu, Jack, a una location adiacente. Anche questo è un potere. Io avevo Nebula, però allucinante, non mi ricordo, allora non ricordo questa cosa. Allora, però uno di noi era sicuramente Yondu. Io ero Nebula. Eri tu il DPS, che è vero. E altro grande personaggio è Nebula, perché Nebula, una cosa che mi fa impazzire è che ha una carta che tu la giochi e permette a tutti i giocatori al tavolo di riprendere in mano una carta giocata, e lei può farlo anche sulla stessa carta che ha appena giocato, quindi sostanzialmente fa una sorta di micro viaggio nel tempo. Tu puoi ritornare sui tuoi passi e rifare la mossa. Ma la cosa bella è che, siccome questo potere è ovviamente iper forte e andrebbe iper a sbilanciare rotto il gioco, questa contrazione del tempo contrae il tempo anche per il boss, e quindi lei, come pegno per usare questa carta mega forte, deve eliminare dal deck del boss una carta, e quindi abbrevia il tempo della partita. Quindi, come potete vedere, tutti i poteri di questi personaggi ultrarotti sono in realtà ben equilibrati all'interno del contesto di gioco. Comunque vi dico, la sfida l'ho provata un sacco di volte e devo dire la verità, non ho mai ucciso Thanos, non ci sono mai riuscito. Cioè, noi l'abbiamo fatto, ma con una specie di easy mode, cioè, per provarlo, insomma. È veramente molto difficile, perché dipende spesso dal giro carte con cui parte, dipende da quali gemme ci sono nel suo mazzo, dipende da un sacco di cose, perché alcune gemme proprio ti tagliano le gambe completamente, e dipende anche appunto da com'è il suo early game, da con quale carta parte, perché ricordiamo che Marvel United
è sempre il cattivo che parte. E invece, scusate, una cosa molto importante, anche se, guardate che anche se noi abbiamo descritto una figata di espansioni eccetera eccetera, anche gli eroi e anche i personaggi del set base in realtà hanno i loro pregi e difetti. Li vogliamo elencare certo. Brevemente, Banda, certo. Che allora, beh, sì. I personaggi del set base sono i classici Avenger, quindi abbiamo la Vedova Nera, Hulk, Capitan America, Marvel e Iron Man, mentre i cattivi sono Red Skull, Ultron e Taskmaster. C'è anche Ant-Man oppure Wasp a seconda della scatola, no? Esatto, sì. E, con sei. Ovviamente questi eroi sono fatti per introdurre appunto i giocatori alle meccaniche di gioco, e anche i cattivi sono fatti a step. Tu parti da Red Skull, poi allora, qui c'è una diatriba, perché c'è chi fa prima Ultron e poi Taskmaster e chi invece fa il contrario. Io faccio sempre Taskmaster per ultimo, perché è il più duro dei duri, cioè da uccidere una roba che non ti passa mai. Quindi se dovessi mettere in ordine, voglio dire, i cattivi della scatola base, il più deludente è Red Skull, che invece uno si aspetterebbe che fosse il top. E invece per me il più figo è Taskmaster, perché proprio ha una dinamica per cui tu non puoi, lui è immortale finché tu non hai rimosso tutti i Crisis Token dalla mano. Ed è veramente peso, perché lui li caga fuori. Mentre gli eroi, devo dire la verità, il mio preferito è Hulk, perché chiaramente Hulk è di un'ignoranza epocale, lui salta, quindi ha una grande mobilità per il salto, arriva in una location, elimina tutti i cattivi che ci sono, cioè proprio in barba alle regole lui proprio li leva tutti, che ce ne siano uno o cinque li toglie tutti, perché Hulk smash, però fa scappare anche gli ostaggi, quindi qualunque location in cui Hulk salti sostanzialmente lui la rende un deserto, perché fa il macello e le persone scappano oppure vengono uccise dai suoi, certo, dai suoi pugnazzi. Quello che mi ha più deluso invece è sicuramente Iron Man, perché è quel né carne né pesce, che a me non piace mai, cioè mi piacciono i personaggi altamente specializzati. Iron Man è mobile, è un po' cura, un po' fa questo, un po' fa quello, però bene bene secondo me non fa veramente niente. Preferisco di molto Capitan America, che invece di suo non è un grande giocatore singolo, ma come giocatore da team è in assoluto uno dei migliori, perché tutto il tempo lo passa a regalare azioni tematicamente accurato, oserei sì, dire, no, molto molto sì, è eccezionale. Poi ovviamente devi sapere che quando lo giochi tu in realtà giochi tra virgolette in modo passivo meno degli altri, vabbè, ma ci sta, dai, nei gruppi numerosi è bello, sì, anche tu così tu magnifichi le doti dei tuoi compagni di gruppo, quindi rendi i personaggi specializzati ancora più specializzati. Infatti secondo me K è molto valido, sì, quando sì, fai sì, il gioco in solo, che appunto usi tre personaggi con il metodo classico, lo shield mode, esatto, e K è forte perché appunto grazie a questa abilità è un supporto eccezionale che ti permette di inanellare combo con i personaggi invece che hanno magari più, sono più sbilanciati e quindi certo, ti offrono, sì, meno, ecco, assist. Devo dire che ricordatevi una cosa, come in Marvel Champions anche qui voi non è che potete affrontare tutti i boss con tutti i personaggi, ogni no, boss voi dovete pianificarlo con un party di personaggi, specialmente se giocate in solo, che secondo me nella modalità shield, ricordiamo, perché normalmente voi giocate con un mazzetto di 12 carte per eroe e siete un solo personaggio. Quando giocate in modalità shield voi ne scegliete 3, componete un mazzo, lo mescolate e avete invece che 3 punti vita ne avete 5, quindi pescate carte di 3 diversi eroi, quindi dovete crearvi le combo all'interno del vostro mazzo. Però ricordatevi che ci sono eroi che vanno bene contro certi cattivi, eroi contro certi altri, perché è impossibile, se no che ce la facciate, ve lo dico dal principio, perché se cominciate, certo, a fare Infinity Gauntlet col party sbagliato, neanche che vi mettiate, dovete avere un DPS, no, pesante Ale, scusa, ho una notizia prima di chiudere, ho una cosa di servizio. Al minuto 1:21 ho tirato una super stecca alla sedia e ho malissimo, ecco, possiamo eliminare per favore questo doloroso reminder di questo calcione che ho tirato, ecco, quindi al di là di questo
ragazzi, cosa ci mancherebbe solo i Guardiani della Galassia, che è stato... Sì, in realtà se vuoi posso dirtelo, perché non l'ho giocato perché non ho avuto il tempo materiale, però è simpatica perché introduce un metodo alternativo di vittoria, cioè oltre ad avere ovviamente tutti i guardiani, Star-Lord, Rocket Raccoon, compagnia bella, sì, e avere Gamora. Ronan... avere Ronan come cattivone, la particolarità, cioè la challenge che è aggiunta da questa scatola è che l'avventura può essere, il cattivo può essere sconfitto con il piano B, che sono delle condizioni particolari di vittoria molto difficili, molto strambe da realizzare, che però se completate ti permettono di sconfiggere il cattivo senza di fatto sconfiggerlo, ed è una cosa che sta molto in linea con il mood dei Guardiani della Galassia, e sembra simpatica. Infatti mi sono ripromesso di riprovarla alla prima occasione, perché deve essere simpatico. Questo è giusto per chiudere il cerchio delle espansioni, che sennò rimaneva solo quella un po' a languire. Ecco. Ragazzi, vi abbiamo offerto credo un panorama completo dell'enormità di materiale che uscirà nei prossimi mesi per Asmodee Italia, presumo, visto che loro sono quelli che hanno portato in Italia il gioco base ancora l'autunno scorso. Possiamo dirvi che abbiamo già fatto anche il Kickstarter di Marvel United X-Men, che è la prossima tappa di questo l'anno franchise. L'anno prossimo ci rivediamo stessa cosa, esatto, con X-Men, però. E faremo lo stesso episodio su Marvel United X-Men. Esatto, perché bene, ragazzi. Ce ne saranno da dire tutti i colori. Scusa, banda, ti ho perso un attimo, spero, ho sentito colori e immagino che sia tutti i colori, però tutti va bene. Tutti i colori, esatto. Ok, ragazzi, questo è veramente tutto anche per questo episodio, dove ci siamo divertiti un po' a parlare di supereroi e di, però nell'ambito, secondo me, di un gioco soprattutto nel comparto family, ma non solo, offre veramente una bella esperienza competitiva contro il gioco, ovviamente, che dà una bella profondità e soprattutto vi fa veramente giocare gli eroi Marvel, che è una cosa che pochi titoli possono dire di fare in modo così brillante. Beh, come cooperativo, ragazzi, onestamente, come cooperativo c'è questo è Marvel Champions, ovviamente, bro. Sono che Marvel Champions è per gamer, questo è per tutti, questo è molto accessibile, questo è veramente per tutti, molto, molto, è una bella, quando lo giocate la prima volta, iniziate a giocarlo, c'è sempre questa esperienza di mi sembra un po' un giochetto per bambini, e invece dopo già a metà partita avete già capito com'è l'anda. E quindi, esatto, ragazzi, se ci sono comunque domande e dubbi e richieste oltre a quello che vi abbiamo detto oggi, potete sempre scriverci e come sempre vi rispondiamo non appena possibile. Soprattutto se volete più dettagli su Beta Ray Bill, scrivete a me, esatto, perché ormai su di oggi, mamma mia, che vi rimanda personaggio ever Wikipedia. Bene, non sai quello che dici. Vado a lavarmi gli occhi con la candeggina. Credo che il peggiore sia l'uomo sabbia, comunque, lo dico. A parte che è un bastardo, figlio di mamma, no, quando ci giochi è veramente il peggiore. Ma sai qual è la roba? Scusate, dopo chiudiamo. Sai qual è la roba peggiore dell'uomo sabbia? Che quando giochi Sinister Six risulta. Pensavo che non si toglie dai piedi, però no. Vabbè, scusate, faccio questa battutina. Letteralmente poi... è così, Jack. Risultano tutti più forti di lui early game, e tu dici vabbè, ma questo qui cosa fa? Va solo, è un pinguino, esatto, ferita, lo lascio lì, alla fine tu li uccidi tutti e rimane solo lui, che però c'ha tipo 10 HP e tu hai 3 carte in mano e dici tipo forse sei non morto, ce la faccio, sei morto 8 volte e c'è sempre lui per ultimo che ti aspetta, e ogni volta crepi perché c'è un maledetto uomo, è verissimo, grosso come un, non so, un grattacielo, che niente, non va giù. Lord. Perfetto, ragazzi, e salutando l'uomo sabbia, vi salutiamo anche noi. Un saluto da Jack, uno da Banda, uno da Mac e uno da Ale. Grazie a tutti, amici, e come sempre ci vediamo dall'altra parte. Ciao, alla prossima settimana. Ciao a tutti. Ciao a tutti.